immagino giorni, ricerche. Però qual è stata la spinta emotiva che l'ha portato a... La giustizia, cioè quello di dire grazie, dopo 70 anni, dire grazie a chi ha salvato tutte queste vite. Le vite erano quelle di 200 abitanti della Chiassa Superiore Paesino alle porte di Arezzo. Grazie a due giovani partigiani, Giovan Battista Mineo e Giuseppe Rosadi, Arezzo evitò l'ennesima strage nazifascista. La storia dimenticata per anni è stata raccontata dal libro Vite in cambio di Santino Gallorini, ferroviere che un giorno per caso raccoglie una copia stropicciata del volume I giorni della Chiassa. Lì il nome di Mineo, poi le ricerche, le testimonianze, Gallorini non si arrende pur di riuscire a raccontare cosa era accaduto. Ragazzi di poco più di 20 anni, uno era del 23, uno era del 21, cioè ragazzi poco più di 20 anni, uno era siciliano, cosa gliene fregava di questi aretini, cosa gliene fregava? Invece lui rischia tre volte la pelle, tre volte la vita. Era il 26 giugno 1944, una banda autonoma di partigiani slavi operante sulle montagne tra Arezzo e Anghiari aveva fermato un'automobile e preso come prigionieri il colonnello Maximilian von Glabzen e il suo aiutante. Immediato il rastrellamento da parte dell'esercito tedesco dei civili che vennero poi rinchiusi nella chiesa della Chiassa. 48 ore poi tutti sarebbero stati fucilati. Fu allora che Mineo trattò con i comandanti tedeschi e li convinse a concedere altre 24 ore. E questo coraggio senza tenere minimamente in conto i rischi che stavano correndo, li sapevano. Ma non ne hanno tenuto conto, c'era da salvare gente, c'era da fare quello che c'era da fare. Estenuanti le trattative con la banda di partigiani slavi, ma alla fine riuscì a farsi consegnare il colonnello tedesco e il suo aiutante. La strada era lunga e allora fu un biglietto portato da Mineo e firmato dallo stesso colonnello a fermare la strage. Rosadi arrivò poco dopo con il colonnello che ordinò la liberazione degli ostaggi. Quando è arrivato con questo cavallo bianco che c'era... Il tedesco lì, insomma, sta liberazione. Dentro c'era mamma poi, Oggi, grazie all'interessamento di comune, provincia e prefettura, c'è l'ufficialità. A Mineo e Rosadi è stata concessa la medaglia di bronzo al valore militare con due decreti presidenziali pubblicati poche ore fa in Gazzetta Ufficiale. È una verità della quale ci dobbiamo riappropriare. Ringrazio sentitamente Santino Gallorini che ha lavorato, lavora e continuerà a lavorare per ricostruire pezzi di storia vera della nostra comunità. È il più bel regalo che poteva esserci. Dopo che non c'è più lui, me la godrò io. Probabilmente questa è una grande lezione descritta qua anche per i giovani di oggi.